¿Por qué te saliste? Porque de queda riguroso y no hay atención. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regreses a su casa. Vi siete mai chiesti come avvenga un colpo di Stato? Tutti noi abbiamo studiato i fascismi, le dittature sudamericane, le dittature dell'Est Europa e tutti noi, chi più e chi meno, giornalmente viene raggiunto da notizie di attualità come rivoluzioni popolari, manifestazioni o colpi di Stato militari e così via. Ecco, il regista messicano Michel Franco, che con il film Nuevo Orden, presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia l'anno scorso e con il quale ha vinto il Leone d'Oro, il Leone d'Argento, pardon, per il Gran Premio della Giuria, ha voluto lanciare un monito con questo suo film. Infatti lui stesso nella sua conferenza stampa ha dichiarato che questo film si discosta davvero di poco dalla realtà, dall'attualità che sta vivendo il Messico, in quanto è da anni che si sta perpetrando delle ingiustizie sociali, politiche ed economiche, c'è disuguaglianza, c'è mancanza mancanza del rispetto dei diritti civili. Si sta vivendo una situazione in cui lui dice: se non si ascoltano, se si lasciano inascoltate queste grida di proteste, si arriverà al caos più generale, al caos che si vede in Nuovo Orden e alla costituzione, come solitamente avviene in questi posti, di un nuovo ordine a seguito di un colpo di Stato. Hola, oficial. Buenas tardes, ¿de dónde viene? De acá, de Nubes. Tenemos que llegar al periférico. Retírese, no hay paso. Déjenos pasar, es no urgente. No hay paso, retírese. ¿Y por dónde me voy al periférico? Retírese, no hay paso. ¿Por dónde me voy? Retírese, no hay paso. Bueno, gracias, ¿eh? Están chingones. Sí, gran ayuda. Ecco, questo è un discorso che lui chiaramente impacchetta e presenta per il suo Messico, ma lui stesso ha detto: questa è una situazione per tutto il mondo, chiaramente. Quello che io vi mostro senza filtri, senza punti di vista edulcorati, è quello che realmente accade, è come alla fine la costituzione di un nuovo ordine attraverso un golpe, attraverso un colpo di Stato, non sia che altro la riproposizione di un ordine vecchio, nel quale rimangono collusi poteri deboli con i poteri forti e chi ha la meglio è sempre chi prima aveva il potere. Questo è un po' quello che lui vi racconta e vi mostra con un punto di vista che secondo me sicuramente ha conquistato il Festival di Venezia, perché si è aggiudicato un premio, ma un punto di vista estremamente plastico, quasi didascalico, ma non in senso negativo, perché certe realtà bisogna vederle, viverle proprio in modo crudo, realistico, senza narrazioni o abbellimenti cinematografici, così, quasi documentaristici. Infatti Michel Franco ha dichiarato di essersi ispirato, come nello stile di ripresa, allo stile registico della battaglia di Algeri. Infatti lui costruisce un film, possiamo dire breve per gli standard di oggi, di 88 minuti, ma con un ritmo serrato. È una violenza davvero, diciamo, inedita per i film che riusciamo a vedere, che vediamo quotidianamente. Ma è una violenza comunque che è funzionale alla narrazione, allo scopo che il regista ha con questo film, ovvero spiegare come avviene effettivamente un colpo di Stato. Infatti la violenza molte volte anche nel film non la si vede, la si vede in molte scene, ma in altre scene non la si vede, e la si vede in un'area, la si percepisce, te la fa percepire, perché avviene in un'area grigia, in un'area scura, in un'area, come posso dire, indistinta. Ed è quello che purtroppo avviene nella realtà quando avvengono dei colpi di stati violenti, a rimetterci sono sempre alla fine i cittadini, la povera gente. Ecco, le atrocità, le violenze vengono sempre commesse in modo nascosto, in un'area lontano dagli occhi del mondo, dagli occhi della stampa. Felicidades, Mariano. ¿Y Elisa? Está en el hospital. ¿Qué tiene? Le van a cambiar una válvula del corazón. Y vine a pedirle ayuda a tus papás. ¿Te ayudaron? Sí, tu mamá me dio algo, pero el problema es que la operación es muy cara. Ahí voy. ¡Un milagro! ¿Cuánto cuesta? 200. Y apenas tengo 50.
¿Esperas? Sí. La storia è molto breve e semplice. Siamo a Città del Messico, c'è un matrimonio dove sono riunite le famiglie più potenti, più ricche del Messico. Il matrimonio è quello tra Marianne e Alan, ma si percepisce subito una paura di fondo, ovvero la madre di Marianne è ossessionata dal vedere l'acqua verde colorata dalla vernice, perché da lì in poi si capisce che dai notiziari, da quello che poi si vedrà, il Messico è da settimane diciamo sotto gli attacchi diciamo rivoluzionari, possiamo dire, di ribellione sociale, e il simbolo, possiamo dire, di questa ribellione, il simbolo visivo è la vernice verde, un verde speranza ma che soffoca nel rosso del sangue, perché da lì a poco la casa, il sogno di questo matrimonio felice verrà interrotto da, possiamo dire, dal tradimento della servitù di questa famiglia ricca, e qui si ricrea nuovamente un conflitto che oramai da decenni è di triste attualità in Messico, ovvero la differenza tra i bianchi, possiamo dire, e i nativi, cioè le persone che sono realmente messicani nativi, che si ritrovano a fare dei lavori umilianti o molte volte subordinati agli ordini dei bianchi. Ecco, qui abbiamo già una prima sovversione dell'ordine, ovvero gran parte dei governanti della servitù di questa famiglia, diciamo, tradisce, fa entrare i manifestanti all'interno di questo matrimonio. Da lì lo scoppio della violenza è estremamente crudo, realistico, ingiustificato da una parte, giustificato dall'altra, bisogna vedere. Però abbiamo già una contrapposizione dualistica tra il mondo dei ricchi e il mondo degli sfruttati. Ey. Por favor, baja el arma. Ok, llévate lo que quieras, mira. Aquí está. Pero por favor, baja el arma, ¿sí? Ecco, da lì in poi Marianne riuscirà a scappare a questa diciamo violenza, a questa prima incursione, a questo primo scontro, assieme al figlio della governante, e cercherà in qualche modo di portare a termine un obiettivo che si era posto a inizio film. Ecco, da lì in poi la rivoluzione, quindi il moto popolare, verrà poi strumentalizzato e soffocato dalla violenza dell'esercito, che a sua volta, l'esercito ribelle, proporrà un golpe militare dietro il quale, chiaramente dopo una nuova costituzione di un nuovo ordine, si creano poi delle violenze terribili. Questo è un rifacimento, possiamo dire, un riferimento, alle violenze terribili poste dittatura argentina, notizie vere, nel quale avvenivano i rapimenti per dei riscatti verso le famiglie ricche, poi venivano ammazzate questi le persone rapite. Ecco, quindi qui si entra poi in un ciclo di ulteriore violenza, zona grigia, non grigia, in cui purtroppo cade la nostra Marianne. E il film continua con un'escalation, un ritmo che non si ferma mai, fino poi alla sorpresa finale, che io non al colpo di scena che non vi svelo, ma vi fa capire come alla fine questo nuovo ordine, tanto conclamato, tanto osannato, non è niente che la solita minestra riscaldata e riproposta sotto una nuova forma. Potremmo chiamarlo nuova forma, ma tutto si basa sull'ennesima spargimento di sangue, sull'ennesima mancanza di rispetto dei diritti, sull'ennesima sfruttamento della povera gente. Ecco, questo vorrei far riflettere, soprattutto perché se ci sono paesi più deboli dal punto di vista sociale e politico, e quindi noi ci sentiamo, magari come noi europei ci sentiamo esenti, esclusi da questi pericoli, bisogna stare attenti, perché qui ti fa capire come sia forte la manipolazione, come la povera gente, esasperata dallo suo stato di povertà, ingiustizia sociale, economica, più che ne metta, possa arrivare a credere di fare la rivoluzione, per poi ritrovarsi allo stesso tempo vittima della rivoluzione stessa, perché chiaramente c'è sempre qualcuno che dietro muove i fili. Infatti qui non è tanta fantapolitica, questa è realtà, e purtroppo la nota triste che Michel Franco ci fa
ingoiare molto duramente è il fatto che qualsiasi cosa succeda, chi ha i soldi, chi ha il potere, chi è proprio colluso col potere, più delle volte riesce, non si riesce a scalzare. Quindi più che altro, più che, ecco, è un monito, Nuovo Ordine è un monito, un bellissimo monito, perché come ho detto, lo stile registico di Michel Franco in questo caso è perfetto, azzeccatissimo. Non c'è una narrazione cinematografica convenzionale, è quasi una narrazione documentaristica. Sono estremamente belle, suggestive, affascinanti le inquadrature, le composizioni, si passa da momenti di estremo ritmo, di estrema violenza, di estrema velocità, a momenti in cui c'è la desolazione, la distruzione, corpi plastici, e quindi un impatto visivo ed emotivo assolutamente potente nei confronti dello spettatore. Ma soprattutto è un film che è in grado di aprire una crepa nella coscienza, nel pensiero dello spettatore, e domandarsi effettivamente il perché si arriva fino a quel punto, cosa fare per evitare di arrivare a quel punto, ma poi anche un po' lo schifo che c'è dietro poi, perché alla fine chi ci rimette in entrambi i casi è la povera gente, e qui ti fa capire come non è un senso di rassegnazione, ecco, non sto dicendo che il film si rassegni a mostrare come comunque vada, qualsiasi cosa si faccia, c'è sempre il potente che tira i fili. No, e ecco, bisogna evitare che il potente tiri sempre i fili, quindi forse bisogna arrivare ad una coscienza primaria, a un rispetto reciproco, a un ascolto reciproco e a un'intenzione di voler distruggere queste disuguaglianze, di volerle combattere, perché come lui stesso ha detto e come ho detto io inizio puntata, questo film non è tanto estraneo, tanto distopico e tanto fantascientifico dal Messico attuale, ma da molte altre società. Quindi io mi unisco a Michel Franco nel dirvi: state attenti, non credete, non fatevi manipolare, usate la vostra testa e ascoltiamo il prossimo. E quindi io di Fotogrammi, io Giacomo di Fotogrammi, vi consiglio assolutamente di recuperare e guardarvi questo meraviglioso film, Nuovo Ordine di Michel Franco, vincitore del Leone d'Argento come Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia. E mi raccomando, state attenti e come sempre, viva il cinema!